Coordinate 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Allora Luciano, come ti senti? Sei sempre atteso. Beh, è il mio carattere, quello sa. Luciano Musco è ospite di Arte 24, ho fatto una grandissima fatica a portarlo qui. Ho dovuto convincerlo, creandogli complessi di colpa, che è dovere di tutti gli artisti parlare delle cose che fanno. Si è sentito un verme, allora finalmente è venuto. È un ricatto. Certo, è un ricatto, bisogna farli questi ricatti, sono impossibili. Ormai ci siamo. Adesso è un po' qui accucciato vicino al microfono, ha già rotto due portaceneri, ha delle mani fortissime. Quant'è che usi il mazzuolo? Da quando sono nato? Ecco, non stringetegli la mano perché è, per quanto riservato e timido, è così sempre pieno di calore, quindi le fratture... No, ormai non è più fratturato di mano, era prima, adesso... parecchi anni che non ne fratturo più, sarebbe andato più calmo. Meno male, va? Senti Luciano, qui vorremmo appunto un po' raccontare ai nostri amici le cose che fai, quando hai preso a farle, come nasce la tua attività di scultore. Hai già detto che hai usato il mazzuolo da quando... Si dice mazzuolo o mazzuola intanto? Ma fregati! Di sotto ho usato sempre un martello, quindi non c'è da sbagliare, diciamo il martello in ferro. Ma serve. Comunque, hai usato... mazzuolo è la... dovrebbe essere la parola esatta. Sì. Quindi da quando sei nato? Quindi... Cioè, voglio dire, quando sono nato, perché se sono di una famiglia di artigiani, no? Tagliatori in legno, quindi è chiaro che da bambino ho sempre lavorato con questi attrezzi un po' pericolosi, se vogliamo, scorpie eccetera, martelli pesanti o meno. Sì. Ecco, e i tuoi cosa, intanto di dove sei? Sono di Isili, ecco, vicino a Cagliari, sono 70 km, siamo al confine della provincia di Nuoro, no? Mm-hmm. Quindi, tu hai una famiglia di artigiani? Sì, anche mio padre, mio zio, no? Fratelli Musco lavoravano, ecco, gli attori eccetera. Adesso ho due fratelli che hanno continuato la loro attività. Cioè intagliano legno? Mobili in stile sardo, sì, quindi intagliano legno, sempre cassapanche, camere, eccetera. Sì. Il mobile della casa, insomma. Quindi questi strumenti del mestiere tu li hai avuti da sì, sempre? Sì, praticamente anch'io ho fatto per molti anni questo lavoro, no? Che come intagliatore? Dopo, sì, intagliatore. Sì. Soprattutto intagliatore, la parte delle falegnamerie mi interessava poco, insomma. Però diciamo che l'ho fatto con una posizione di contestazione, ecco. Perché è chiaro che non mi sentivo di fare questi lavori tradizionali, no? Ecco, quando è che... Quindi di solito o rimanevo dopo che gli altri se ne andavano, oppure per fare i miei lavori, le mie sculture, solo essendo ragazzo queste le ho fatte. E poi quando è chiaro ero costretto anche a lavorare con gli altri, i miei fratelli, i miei, no? Quasi sempre... tentavo di cambiare qualcosa, di trasformare, quindi lunghe chiacchiere, lunghi bisticci, insomma loro avevano ragione, ma insomma anche io avevo le mie ragioni, quindi a un certo punto ho dovuto battermi e quando sono riuscito a evadere da quell'ambiente, sempre ecco, d'accordo quindi. Però con i miei, devo tutto ai miei fratelli, insomma, perché loro lavoravano, io per esempio sono venuto a studiare a un certo punto a Cagliari, liceo artistico, sai? Uh-huh. Figurati che questo l'ho fatto a 22 anni. Cioè fino a 22, cioè, 22 anni? L'ho fatto in un momento, insomma, tu figurati di questo, no? Che a Isili non c'erano le scuole medie quando io ho finito la quinta elementare, quindi finite le scuole elementari, anche io sono andato con i miei a lavorare. Poi da 14 a 17 anni mi sono fatto le scuole medie. Nel frattempo avevano messo. Sì, beh, qualcosa si è fatto in Italia, si è fatto in anche le scuole medie, sì, questo verso il 54 è stato, no? Quindi da 54 al 57 praticamente ho fatto le scuole medie, ed estate, allora sai, ero studente, perché uno che frequentava le scuole medie, un paese era studente, comunque d'estate frequentavo la bottega, iniziavo questi miei lavori, andavi sculture, maschere, andavi a scuola eccetera. Con i libri avvolti nell'elastico?
No, non l'ho mai usato. No, vabbè, non, forse non c'era un paese di là. Ma si usava forse ancora. Forse, ma che di ferro ce l'ha. Non so, non ricordo. Comunque, sì. È chiaro che finite le scuole medie, iniziate, diremmo così, la... un po', sono gli anni forse più tristi, no? Non so, questo perché... L'intenzione è di continuare veramente un certo artistico, eccetera, ma come fare? Insomma, tu figurati, la situazione non è tanto, tanto bella. E quindi la ricerca di, insomma, di fare qualche concorso, non so, e lo fate, per esempio, alle poste, alle ferrovie, cioè che le ferrovie mi avevano anche chiamato. E allora è successo che ormai ero iscritto al primo anno del liceo artistico. Questo che quando età? 22 anni. A 22 anni. Quindi dai. Quindi questo dalla, praticamente dal 17, no? Continuato il lavoro lì, sì. Ho iniziato le prime sculture, no? Anche se un po' tagli li ho fatti anche da prima, no? Certo. Insomma, proprio da bambino, insomma. E poi è successo 22 anni, in attesa che mi chiamassero veramente per questo concorso alle ferrovie, che lo sapevo di entrare, no? E poi alla fine mi hanno chiamato anche a Milano, insomma. E è successo che ho avuto una combinazione di venire qui a Cagliari, mi avevano proposto, no, per fare l'intagliatore in un'industria qui a Cagliari. Quindi avevo accettato, okay. E quindi l'estate praticamente del 62 ho lavorato presso questa industria da intagliatore. Poi con l'inizio dell'anno scolastico mi ero iscritto al primo anno di liceo artistico. Poi è successo che a novembre mi avevano chiamato alle ferrovie a Milano, so che avevo capotreno o capostazione, non ricordo. Comunque o nella carriera di capostazione o di controllore, non ricordo preciso fosse, sì. E tu figurati. Non è stato tanto facile prendere la decisione, no? A un certo punto io ho deciso di continuare a studiare, perché ormai la scultura è diventata troppo importante per me, no? Figurati, molto era importante prima fare una sistemazione per continuare, per uscire, sempre pensando però alla scultura anche, no? Quando, sì. Cioè, andando nel continente, avendo la possibilità di vedere, lavorare, eccetera, una cosa che non si poteva, sì. Che lì avrei continuato a fare le casse, eccetera, non mi sentivo proprio di continuare, insomma. Senti, Luciano. E quindi ho continuato, poi piano piano, quanto lavoro, prime mostre, eccetera, eccetera. Ecco, ti volevo chiedere, hai già detto che questa tensione così a uscire dall'intaglio, quindi dai moduli, da queste regole molto rigide che sono dell'artigianato, sì. la senti già da molto tempo. Sì. Ecco, poi a un certo punto hai fatto dei viaggi. Quali sono state le tue grandi scoperte, diciamo, i primi grandi amori? Diremmo che il primo grande amore qui, viaggi, diremmo tra i libri, perché quando ero studente era difficile uscire, no? Sì. Il primo viaggio l'ho fatto dopo che ho finito il liceo artistico, con il risparmio che avevo fatto durante i 4 anni del liceo artistico. Sembra strano, sai? No, che non fumavo, quindi avrò cimato un po', perché questa idea di andarmene. Risparmiavi sulle sigarette? Beh, risparmiavo, sai, ero qui a pensione, mi davano un po' di soldi, quindi... Insomma, ce l'ho fatta. Poi sì, sono uscito, quindi... Però quando poi avevo deciso un'altra volta di andarmene, no, che mi blocca l'insegnamento al liceo artistico qui a Cagliari. E questo, se voglio continuare in questa partenza, adesso, questo è il 68, no, che insegno, adesso ho intenzione di andarmene veramente un'altra volta. Adesso sto aspettando che esca l'ordinanza per chiedere il trasferimento a Milano. È un'idea fissa che... proprio questa necessità, non so, ce l'ho, sì. Perché qui sai, tu capisci, vivi nell'ambiente e sai, sì. Le cose che faccio io, è difficile stare qui. Bene, di questo problema parliamo dopo uno stacco musicale, sì. È un problema grosso. Sì. Questo disco era meglio quando andava a 45 giri. Dunque, riprendiamo, per chi non, come si dice, fosse messo in ascolto in questo momento, Tonino Casula e Luciano Muscu ai microfoni di Radio 24, radio... com'è che si chiama? Cagliari Libera. Cagliari Libera.
Dunque, dicevi che stai pensando di fare un'altra uscita. Certo. Questa mi pare di capire che vorrebbe essere un'uscita un po' più importante, diciamo. La prima era un salto così per vedere cosa veniva fuori oltre i monti. Ecco, perché vuoi andare via? Beh, io credo che tu me lo chieda per dirlo agli altri, se qualcuno ci ascolta, dici sempre tu, no? Mm-hmm. È chiaro che tu lo sai benissimo, no? E facciamo sapere anche agli altri. Sì, è chiaro che cosa fa uno scultore qui a Cagliari, diremmo, no? Io, per esempio, cosa faccio? Non ho spazi, no? Tu sai le cose mie che faccio, no? Poi le racconteremo. Dal legno al polistirolo, al cemento, no? Le cose che faccio adesso. È chiaro che io ho bisogno di spazi, no? Spazi come piazze, palazzi, diremmo, facciate di palazzi con i pannelli, no? Con i pannelli in cemento, eccetera. Qui tutto questo è proibito, insomma, no? Nessuno si interessa, gli architetti se ne fregano, però la brutta me lo dicono, non ti interessi, non curano questa parte, diremmo. Gli enti pubblici fanno altrettanto, esiste la credate comunale, beh, lì, sai, ci sono arrivato, l'opera lì in cemento, e forse Ugo, è chiaro che Ugo avrebbe interesse. Ugo, scusa per... Per chi non lo sappia, è Ugo, che è il direttore della Galleria d'Arte Comunale, no? Lui è chiaro che queste cose ci tiene, vorrebbe farci lavorare, tentata anche ultimamente, ma non ci riesce perché non ci sono fondi, inutile che lui chieda, scriva, si arrabbia anche certe volte, non gli danno soldi, lui non può farci niente. E quindi, dicevo, cosa mi rimane? Parto. Visto che qui non posso fare lavori grossi, non posso fare niente, tanto che me ne vado a Milano, se mi riesce, e continuo a fare i lavori piccoli, posso farli anche in un buco qualsiasi, in un garage, eccetera, in attesa di tempi migliori, ma intanto è chiaro che lì vivi un altro clima artistico, culturale diverso, puoi realizzarti culturalmente, artisticamente, insomma, puoi veramente vivere come si vive oggi, non qui, qui non si vive. Io penso che ultimamente, per i fatti che sono successi ultimamente qui in Sardegna, si vada indietro, non si va avanti in campo artistico. Si dà troppo spazio, secondo me, a certe manifestazioni che molte volte, non so come chiamare, non vorrei dire folcloristiche perché potrebbe essere offensivo, perché nel folklore posso crederci anche, ma quando questo è folklore e basta, insomma, quando si fanno passare certe manifestazioni artistiche, non sono altro che folklore, questo mi fa paura, non mi rimane altro veramente di andarmene, basta, insomma. Ma tu credi che sia una cosa che riguardi solo la Sardegna? Beh, questo no, non, sicuramente no, però è chiaro che a Milano, in questo centro, c'è molta più gente interessata all'arte, diremmo, contemporanea, tutti contemporanea, ma quella, diremmo, che di ricerca, insomma, non all'avanguardia ormai, quella che si fa adesso, insomma, uno che cerca un certo discorso, un nuovo discorso, perché per me questa è arte. Io credo, non pretendo, non dico che io faccia arte d'avanguardia, però sono in una strada che ricerco qualcosa di nuovo, no? Quella strada credo di averla presa. No. Cioè il problema ce l'ho, sì. Non è che sia riuscito, ma il problema lo sono messo, mentre altri, no, questo non ce l'hanno, e purtroppo questa gente va avanti e continua e vende al mercato, e oggi fa rivoluzionario e domani fa altro, il contrario, insomma, sai, prendono tutte le parti e vanno avanti. Io non mi sento di fare fili in vari uffici, in varie... Fammi parlare che altrimenti ne direi grosse, eh? No, ecco, lasciamo perdere, che se a volte uno forse no, per puoi questo, dire ciò che vuoi, no, vabbè, sei liberissimo, perdere, no. No, volevo dire questo, che io condivido l'analisi che fai per quanto riguarda la Sardegna, solo che non credo che sia una cosa che riguardi solo la Sardegna. È chiaro che si tratta di una questione politica prima di tutto, diciamo, non soltanto di politica culturale, proprio di politica nel senso stretto. Oggi si fanno scelte, diciamo, di tipo populista, tu lo chiamavi folcloristico, ma insomma
in realtà si tratta di populismo, sì, bello e buono. Sì, mi sfuggi, volevo dirlo, però a un certo punto me ne è sfuggito, sai, con questi microfoni, certe cose. Sì, ma possiamo correggere. Vabbè, sì, sì, siamo d'accordo, è chiaro. Ecco, credo che sia una scelta politica, nel senso che in fondo è la strada più breve che permette di avere risposte, diciamo, culturali all'ombra del criterio che usa la RAI, che è quello dell'indice di gradimento. Tu sai, sì, che più, sì, gente è d'accordo e più la cosa tutto va bene. Ecco, ma perché è deleterio, secondo me. Ecco perché, per esempio, Sanremo, ecco, cose, sì, di questo tipo, sì, vanno bene, sì, perché tanta gente, sì, ci crede, sì, sta per queste, ma, cose. Sì, ma secondo me sta gente si addormenta, non fa altro, insomma. Questo è, diamo in pasto le cose facili alle masse, ma questo non si dice, secondo me non, con questo metodo non le educhiamo, ma le addormentiamo, è una droga. La gente si può educare con la canzonetta di Sanremo, ma si può educare anche col ritrattino leccato o con la statuetta in marmo, in legno, chiamalo come voi, di certo genere. Insomma, bronzetto contemporaneo. O il bronzetto, o il paesaggino con le nature morte, o so io. È chiaro che tutto va male, tutto va cambiato. Purtroppo qui siamo anche in provincia, è più difficile. Ecco, cioè, prima vedi che andando a Milano è chiaro che anche lì esiste questo clima, però ci sono, insomma, essendo molto vasto il campo artistico, no? C'è veramente, c'è il critico, c'è il gallerista, ci sono gli stimatori anche, e anche, diremmo così, i compratori di un certo tipo d'arte, no? Non che li cambi, so, lì forse uno va avanti perché sono di più le persone interessate, diremmo, a un certo tipo d'arte. Vabbè, sono anche di più però le persone che fanno un certo tipo d'arte, quindi... Ma vedi, vivi, insomma, non mi interessa, non è che vado lì per fare soldi, perché lo so, non mi interessa al limite, no? Non voglio questo, ma voglio realizzarmi, insomma. Sì, hai bisogno di una... E poi come esperienza, per me credo che sia determinante per qualsiasi artista. E poi, insomma, se non lo faccio adesso non la farò mai questa esperienza, quindi anche rientrando un domani rientrerò con una certa esperienza che credo che sia utile anche a un artista che dovrebbe alla fine operare qui in Sardegna, insomma. Diremmo che ci vado per motivi di studio. Sì, anche tu vuoi non avere lo scrupolo, non so, più in là negli anni, di non aver tentato un'avventura, certo. È un po' il discorso che ricordo mi faceva Cipriano Mele, anche lui è un altro emigrato, certo, anche lui so che un altro che avrebbe dovuto star qui perché qui si aveva bisogno di lui, essendo un artista dalle grossissime possibilità. Ecco, una volta che se n'è andato, qui non c'è più, questa è una cosa certa. Lì ma non si tornerà, sa, a Milano non si sa cosa farà. Tornerà. E questo è il grosso problema, quindi non so, i calcoli bisognerebbe. Io ti inviterei a rifarteli, perché ogni volta che ne vedo partire uno mi sento abbastanza triste, perché mi pare che, certo, non sono cose che si dovrebbero fare. Secondo me bisognerebbe stare nel posto dove uno è nato per lavorare, per cercare di migliorare anche gli altri, perché gli sforzi un po' sono questi. Del resto, nel piccolo, esperienze di questo tipo ne abbiamo fatto un po' tutte, insomma, anche tu eri presente in tante iniziative che sono prese. Non so, bisognerebbe insistere. D'altra, sì, parte, beh, io non credo che si continuerà a mandare avanti questo tipo di cultura, diciamo, facile, appunto, diciamo, populista, perché prima o poi i conti con la cultura, davvero, io sto pensando alla cultura popolare, intendiamoci, anche a quella popolare, anche se non si definisce molto bene, per cultura popolare intendo tutto ciò che la gente fa, e in mezzo alla gente non ci sono soltanto, diciamo, gli analfabeti, ci sono anche quelli che, come te, per esempio, pur provenendo da una famiglia di artigiani, pur avendo dovuto completare gli studi in età avanzata, eccetera, dico, hanno delle cose in testa che non sono Orietta Berti soltanto e il bronzetto nuragico rifatto adesso, no? Certo. Ecco, quindi io direi che prima o poi i conti si rifaranno, e allora non bisogna lasciare gli spazi scoperti, voglio dire, non bisogna abbandonare la gente, andare via tutti, sì, e lasciare che i nostri paesi rimangono così spopolati di gente che pensa anche. Sì, ma sai, se vuoi avere anche un minimo di credibilità qui, no? È chiaro che devi uscire,
Insomma, un domani rientrando qui in Sardegna, no, ci rientri con una certa esperienza, e questo è molto importante, perché sei più creduto, la gente ti crede di più, no? E poi praticamente, forse mi hanno anche ragione, perché dopo un'esperienza del genere sei più maturo veramente, credo, almeno. Questo è vero. Questo, e quindi io non è che pensi di andarmene e non tornerò, io tornerò, è chiaro questo, perché guarda, sono così legato alla Sardegna, il mio paese in particolare, che certi amici, sai, che molte volte mi fanno anche le battutine, no? Sì, anch'io. È così, anche tu, cioè, quindi questo non è che voglio dimenticare la Sardegna, è chiaro che poi che d'estate sarei sempre in Sardegna, insomma. No, va bene, io penso che tu abbia il diritto a farti questa esperienza, anche perché sarebbe veramente triste se, non so, notando che magari continui a non realizzarti qui, a un certo punto dovessi dolerti di non averne tentata una che in fondo potrebbe anche aprirti delle strade. Ma vabbè, questo si vedrà, insomma, aspettiamo, certo. Che vada, vediamo, che ritorni, cioè. Va bene, io adesso ti proporrei di riprendere il discorso sulle cose che fai, che forse sono le cose che più interessano in questo momento i nostri amici, e interrompiamo con un disco sperando che non sia brutto come quello di prima. Posso andare? Sì, qui non si capisce bene quando i microfoni sono aperti o chiusi. Dunque, adesso qui abbiamo, io qui davanti, una raccolta di fotografie di Luciano Muscu, sono una documentazione delle cose che ha fatto da molto tempo a questa parte. Si parlava di primi amori, ti chiedevo quali erano i tuoi primi amori, e poi abbiamo, come capita spesso in questa trasmissione in diretta, parlato d'altro. Sì. E mi dicevi che i tuoi primi amori sono di tipo voyeuristico, nel senso che li vedevi attraverso i libri, ti innamoravi, sì, attraverso, sì, le fotografie in qualche, sì, modo. È chiaro. No. Ecco, chi erano questi primi amori e cosa, cioè, hai scoperto quando poi, sì, invece te ne sei andato? Cioè, è chiaro che io molte cose le ho fatte prima che venissi qui a Cagliari a studiare, no? È chiaro che quando ho deciso di iscrivermi al liceo sono andato con una documentazione di fotografie, no? Fotografie di sculture, eccetera, no? Quindi per me è stata una cosa meravigliosa, se vogliamo dire. Molte volte rimanevo quasi senza fiato, no? Nel scoprire Moore, Arp, Brancusi, no? Vedevo queste cose e ho detto, ma cavolo, cosa ho fatto? Questa... Mi sentivo veramente quel mondo, no? Ero, non so, ma come vede, se avessi avuto contatto lungo con questi, come se grandi, come un contatto, sì, con questi grandi scultori, eccetera. È chiaro che sono rimasto, come tu puoi vedere, insomma, purtroppo non posso vedere gli altri, sì, no? Cercheremo di descriverle. Se vuoi lo fai tu, sì, forse si vede, sei più libero. No, è una descrizione abbastanza difficile che faremo, sì, nel più breve tempo possibile. Voglio dire anche adesso che mi ricordo, altrimenti sai che qui sfugge tutto, no? Che è chiaro che io ho avuto certi stimatori per queste cose, poi magari durante questi anni, non so, la carriera, li ho persi perché sono ancora innamorati delle mie sculture in legno. Quando poi io sono passato sempre con questa voglia di cambiare, no? Non di distruggere, perché come vedi tu, qui le cose hanno una certa coerenza, diremmo che sono tutte coerenti, no? Anche cambiando materiale, eccetera. Dicevo che questa gente mi ha quasi abbandonato, no? Sei ormai merda. Io sono un... non so come... Un traditore. Ho preso un traditore di certe cose, dell'arte, vera arte figurativa, sì, sarda, no? Sì, quest'arte, sì, sarda, no? Che poi non so cosa vogliono dire, questi grandi signori critici, insomma. Sai, in queste cose io credo che sia un po' come viaggiare nei treni. I treni ogni tanto si fermano, bisogna scendere e prenderne un altro. C'è qualcuno che non sa che esistono le coincidenze, no? E stanno lì a aspettare che il treno parta, invece sta fermo perché è in un binario morto, capito? Allora non se ne accorgono e quindi stanno lì. Io sono andato avanti, perché queste cose sono cose molto istintive. Un attimo, Luciano, perché qui abbiamo fatto un salto e i nostri amici non hanno visto. Ah, beh, tu dovevi descrivere. Ecco, queste prime opere, diciamo, sono ricavate da legni, da tronchi, e si vede che c'è un rispetto
abbastanza evidente del materiale, delle venature, dell'andamento del legno, le parti dure, le parti molli, eccetera, tu hai inciso così, c'è ancora questa evidente necessità di ridurre per esempio questa parte arrotondata a un viso, ecco, ancora questa carica, diciamo, certo, naturalistica. Certe volte, qui questo è un ritratto, sì. Insomma, vedi. Ecco, però vedo che più avanti, man mano che vai avanti, questa esigenza sparisce. Anche qui, per esempio, certo, questa che ho davanti, questo gruppo di persone. Ma sono masse queste, vedi. Ecco, proprio, per quanto siano delle persone, le persone passano veramente in secondo piano, sì, sono i volumi. Possono essere tante cose, esatto, no? Alla fine potrebbero essere anche un agglomerato, diremmo così, di forme. Diamo dei funghi, per esempio, sì, immagina, sì, sì. Insomma. Sì, c'è ancora questo andamento naturalistico, sì, adesso tu stesso dici i funghi, e quindi per dire, perché no, ma al limite c'è questo ritorno alla natura in qualche, sì, modo, no? Cioè, sia attraverso le figure umane, sia anche a richiami d'altro tipo. Giustamente tu dicevi i funghi, potrebbe essere chissà, sì, quante cose essere, di tipo, sì, tante cose, naturalistico. Ecco, queste forme poi te le trascini abbastanza a lungo, diciamo. E penso che in fondo ci siano anche, diremmo, fino al 67, perché io dal 68 insegno e non ho mai più lavorato il legno, no? Ah. Che nelle 69 ho fatto l'ultima mostra, cioè dei legni, sì, e cemento, già agli Amici del Libro, mi ricordo, nel 69, quando già insegnavo al liceo artistico. Però durante il 68-69 io non ho toccato un pezzo di legno, no? Quindi ero impegnato da allora sì, nel cemento e subito nel polistirolo, come vedi, possiamo adesso, no? Io adesso, ecco qui, vedi, adesso se facciamo un paragone da queste forme molto proprio con certi valori di massa, no? Sì, questo senso di pesantezza, no? Pian piano, vedi, il legno, cioè la massa scomparisce, diventano volumi sempre più, quindi siamo vuoto, il vuoto sempre più il sopravvento. Ecco, scusa, vedi, un attimo, prima di andare avanti, sì, perché non si faccia un discorso che riusciamo a capire soltanto io e te, sì, che stiamo, chiaro, guardando. Dobbiamo ricordarci. Sì. Ecco, le prime sculture avevano questa caratteristica, che erano delle masse molto compatte. Sì. Adesso, queste di cui sta parlando Luciano in questo momento, hanno la caratteristica che conservano ancora l'andamento di prima, però sono molto bucate, cioè sì, ha ricavato molti spazi vuoti. Cioè, e questo buco, ovviamente, anche il buco è nato anche nelle masse, diremmo, in quel valore, sì, di sì, masse. Certe volte, o quasi sempre, un piccolo buco nasceva, no? Sì. Ma che parte, vedi, questi esempi, cioè, no? I vuoti e i pieni. Poi il è praticamente anche qui che sembra la più massiccia, diremmo, no? Sì. Ci sono dei vuoti, no? Sì. Va bene, ecco, quindi c'è questo alleggerimento, sì, la forma rimane sì, ancora naturalistica. Cerchiamo di capire adesso, man mano che si va avanti e che poi si cambiano anche i materiali. Sì, ecco qui, vedi, adesso cosa succede? Sempre diremo che queste, vedi, sono le opere, le ultime in legno. Dove sono veramente, quasi tutto, predomino il vuoto, mi mancano alcune dove si vedono veramente solo vuoto, cioè ormai il legno, la materia è quasi distrutta, no? Sì. Sono arrivato a un punto che non potevo andare avanti, e allora la necessità di cambiare materiale, e questo, ecco, è stato, aspetta un attimo Luciano, sempre per questa esigenza di comunicazione, se tu comunica io magari mi faccio prendere dalla, no, non prendertela a te questo compito, allora, sì, di spiegare, sì. Ecco, cerchiamo di rendere più esplicito questo discorso sui pieni e sui vuoti. Cioè, bisognerebbe dire che le sculture in generale, essendo tridimensionali, hanno uno spazio che le circonda, non è uno spazio piatto come può avvenire per esempio in un quadro, lo spazio è bidimensionale, ci sono due dimensioni soltanto, la larghezza e l'altezza, nelle sculture c'è anche la profondità, certo. Allora diciamo che le sculture sono immerse in uno spazio che le circonda. Ecco, nelle sculture precedenti, quelle prime di cui abbiamo parlato, questo spazio stava intorno alle sculture e cercava ogni, sì, tanto di, sì, penetrare, sì, preciso, ma senza, sì, attraversarle. Sì. Poi, ecco, Luciano ha sentito l'esigenza di fare in modo che lo spazio penetrasse e passasse, sì, da una parte all'altra, certo, e quindi ha, cioè, avuto che la scultura di, si mettesse veramente nello spazio, fosse, ecco, veramente, sì, che lo spazio facesse parte, sì, della scultura, sì, cioè, entrasse. Ecco, a questo punto quelli che noi abbiamo chiamato buchi, cioè i vuoti, le parti vuote, quelle diventano a loro volta parte della scultura, integrante, veramente, esatto, sì.
Ecco, non so se il concetto sia stato più chiaro di quanto non l'abbia esposto tu. Comunque, vabbè, comunque io non mi sono messo il problema nel veno. Ecco, vediamo un po' più avanti. Ecco, ecco, vedi. Ecco i voti, sono le ultime sculture in legno, come vedi, no, ormai è il voto che prende il sopravvento decisamente. Sì. Ecco, te l'ho ritrovato le fotografie, cioè, l'avevo prima, è, no? Sì. Chiaro, vedi, questa è la galleria d'arte comunale. Ecco, altrettanto. Scusa, questa cosa della galleria d'arte comunale, diciamola, una scultura è in cemento. No, no, ci sono anche queste altre due in legno, cioè nella raccolta prima dell'ultima mostra di quella che è adesso. Adesso in quella adesso c'è una scultura in cemento. Queste due erano in legno, sono in legno e ce l'ha sempre la galleria. Sì, io sento le non esposte però. Sento l'esigenza di ricordare ai nostri amici che la galleria comunale si trova nei giardini pubblici, quindi molti dei nostri amici spero che facciano una cappatina a vedere cosa c'è, quindi anche queste tue cose. Sì. Oh, ecco qui. Allora, il discorso in cemento, primo tentato, di continuare il suo discorso, non ecco, vediamo, legno. Scusami un attimo, prima cerchiamo di capire perché questa necessità di cambiare il materiale. Beh, l'abbiamo detto forse, no? No, forse l'ho pensato solo. No, forse l'hai pensato. Ecco qui, no, a un certo punto dicevo che nel legno era impossibile ormai, no, vedi, continuare il discorso del voto, cosa scavi? Ormai cioè, materia, l'ho distrutta la materia, no? Quindi non a un certo punto la scultura non può rimanere in piedi, se tu scavi tanto a un certo punto si affluscia, cosa fa? Non è metallo, no? Sì. Non si rabbia che sono una piccola verga che rimane in piedi, no? Qui è chiaro che il discorso nasce da questo, no? L'esigenza mia di trovare sempre questi vuoti, no? Di dare nella scultura un'importanza al vuoto, diremmo, no? Questo. Quasi un annullamento della materia, no? Uh-huh. Allora ho tentato di continuare questo discorso col cemento, ma anche il cemento mi dava certe. Non mi soddisfava in questo caso. Ecco, aspetta un attimo, perché... scusami Luciano, io non vorrei che te la prendessi con no, me. No, no, guarda, che ti sentissi. Io molte volte la do come scontate, sai, forse ecco, appunto. Dimentico che ci sono gli ascoltatori, dovrebbero. No, che soprattutto non vedono ciò che noi stiamo guardando. Sì, quindi, è chiaro, sì, sì. Ecco, però a me premeva fare il discorso sui materiali come condizionanti nei confronti del linguaggio. Tu a un certo punto dicevi, certo. Se tu continui a scavare un pezzo di legno, finisce che il legno non sta più in piedi, non si certo. regge, si rompe. Certo, cade. Ecco, a questo punto questa cosa è bene ricordarla. Perché i linguaggi artistici, quindi anche il linguaggio della scultura, sono condizionati fortemente dai materiali che si usano. Non so, l'esempio che si faceva dei legni di Luciano sono abbastanza indicativi. Se togli tanto finisce che certo. sparisce tutto. La stessa cosa si può dire per esempio nella pittura. Non so se noi dovessimo per esempio usare... Scusami se ti rubo un po' di spazio. No, ma... grazie. Se noi dovessimo per esempio usare le vernici che usano per ricoprire le automobili, dovessimo usarle nei quadri e volessimo usarle con il pennello, noi ci troveremmo in grossissime difficoltà, certo, perché certo, qualunque certo. carrozziere sa per esempio che queste vernici alla nitrocellulosa, appena le hai disposte su un supporto, si asciugano subito. Certo. Allora, dipingere con un pennello usando queste vernici significherebbe avere sempre il pennello asciutto, non riusciresti a fare nulla. Ecco, allora queste vernici nascono per essere date piatte. Certo. È una loro esigenza, diciamo che è un loro modo di porsi, e questo modo va rispettato, perché appunto il linguaggio della pittura tiene conto di questo. Se uno non ha voce, non può mettersi a fare il banditore, per esempio, no? Non può mettersi a fare lo strillone certo, di giornali. Certo. Ecco, adesso questo posso, è un esempio un po' così. E questo continuare. Passiamo qui al cemento. Oh, ecco qui, questo è un altro discorso di pannelli che possiamo riprendere dopo. Continuiamo il discorso del vuoto, no? Sì. È chiaro, pensavo, no, per continuare il discorso, che materia usare? Quindi è chiaro che ti guardi intorno, cosa vedi? A un certo punto mi accorgo del polistirolo. Ecco, il polistirolo, di che cosa credo è? Che tutti lo conoscono. No, non credo. Conosceranno, come no?
deriva dal petrolio, non so. No, ecco, per esempio, mia madre sicuramente per polistirolo intende colesterolo, che è quella cosa del sangue, l'aterosclerosi, eccetera. Ecco, il polistirolo è una materia plastica, quella leggerissima. Diremmo è la materia bianca, prima che usano bambini per fare la neve, forse. Sì, forse si sbriciola. Allora continuiamo, no? Ecco, intanto diciamo come lo lavoravi questo polistirolo. Ecco, il polistirolo lo lavoravo col saldatore elettrico, no? Acquistavo dei blocchi e poi intervenivo a caldo col saldatore elettrico. Quindi potevo scavare in fretta e poi, essendo una materia leggerissima, come tutti sanno, anche se tu non ci credi, io do per scontato questo, no? Mi permetteva di continuare questo discorso. Come vedi, a un certo punto poi ho visto che nasceva però cosa, tu scavi ma la materia è molto fragile e quindi è pensata, no? Ho pensato di inserire la scultura in una gabbia di rete metallica. È chiaro, a sua volta cosa succedeva però? Succedeva una cosa è ovvia, no? Che la rete metallica doveva fare, diremo, tutt'uno con la, cioè doveva formare unica scultura con cioè diremmo che sono due sculture, una in metallo e una in polistirolo. Queste due cose dovevano fondersi, esatto. Che non poteva essere una cosa, un contenitore e basta, che sarebbe assurdo. E quindi tu, come vedi, riuscivo a far diventare l'opera tutt'una, cioè riuscivo a fondere il polistirolo e la rete, tagliando la rete, no? Certi criteri, tagliando le maglie, lasciando dei fili, assecondando le forme interne della scultura. Ecco, in maniera... sino a ottenere questa leggerezza assoluta, no? Pochi fili, pochissima materia, quasi questo gioco così, proprio quasi evanescente. No? Sembra che a un certo punto, qui lo spazio veramente, diremmo che c'è un rapporto 80 a 20, diremo, sì. 80 di vuoto e 20 di, cioè questa di materia, no? Questa è solo qui sono riuscito ad ottenere quello che cercavo nel legno, no? Non so se cioè, è difficile per chi mi ascolta, forse per te che vede le foto, ecco, cerchiamo di spiegarlo. Cerca meglio. Di intervenire tu, se dove poi No, magari lo puoi fare anche tu, comunque. No, ecco, ormai credo che si sia capito che l'esigenza di Luciano Musco sia quella di ingabbiare, non soltanto perché ha usato le gabbie, intendiamoci, ma di riuscire a imprigionare lo spazio che circonda, che sta intorno e dentro, che attraversa la scultura. Allora, cosa ha fatto? Inizialmente ha usato il legno, l'ha sfondato finché ha potuto, poi a un certo punto dice basta, se continuo così la scultura non si tiene in piedi, dunque non contiene neppure uno spazio. Allora cambia il materiale, utilizza un materiale che è il polistirolo espanso, che è leggerissimo, si lavora con molta facilità a caldo, con un ferro rovente, lui diceva di usare saldatore elettrico. Quindi in un attimo scava. Ecco, in questa maniera, con questo materiale, riesce veramente a portar via tutta quasi la materia, lasciando quel tanto che basta per imprigionare lo spazio. Però rimaneva il problema di proteggere queste sculture, le quali venivano eseguite in un materiale troppo fragile. Sì. Allora l'esigenza di una gabbia. Queste gabbie proprio imprigionavano, ma proteggevano nello stesso tempo queste sculture. Allora nasce un altro problema. È un contenitore che può dar fastidio, dunque deve in qualche modo inserirsi nelle strutture del polistirolo, in quelle ottenute col polistirolo, e quindi procede con il taglio di un certo numero di maglie, facendo in modo che le maglie che rimanevano si inserissero perfettamente nella struttura interna, quindi due sculture in una di metallo, una di polistirolo. Sono stato bravo? Ma ecco, così. Vediamo, procediamo ancora perché bravo. Il tempo sì, ci sta. Allora vedi, allora raggiunto questo, no, cosa succede? A un certo punto ho trovato veramente quello che andavo per anni cercando, e allora nasce una crisi, se vogliamo. Che cosa faccio? Anche qui non posso più continuare. O finisci, o distruggi tutto, o cambi mestiere. È chiaro che io ho portato avanti nel periodo del legno anche il discorso col cemento, no? Sì. Che ci siamo dimenticati forse di parlarne. E a un certo punto mi sono trovato in mano, diremmo, quasi un modulo.
Cioè, in questi pannelli, come tu vedi, gli altri non vedono, chi ci ascolta, ma credo, preghiamo, pensiamo di forse spiegare, forse con l'intervento tuo. Oh, a un certo punto, come vedi, ho trovato questo cerchio, diciamo un cerchio, no? Si è chiusa una porta. Ho sentito. Questo cerchio, e a un certo punto non ho fatto altro che usare questa forma e l'ho ripetuta, variandola in continuazione, come vedi, no? Ecco, diciamo allora, per chi non lo sapesse, che i moduli, lui ha detto, per esempio, chiamato con questo nome, questo cerchio, è qualcosa che si può ripetere ingrandendolo, diminuendolo e facendo con in modo... certe variazioni. Con delle variazioni interne. Non un lavoro matematico, a un certo punto, usando sempre questo modulo, diventa un lavoro molto razionale. Sì, diciamo. Sì, sì. Certo. Invece io ho fatto il discorso al contrario, usando sempre un modulo, però... volevo intervenire violentandolo quasi, sì, perché non credo in questa razionalità, e allora faccio il discorso contrario, pur partendo da quel condizionamento cerco di realizzarmi variandolo, sì, praticamente. Capito perfettamente. Oh, allora, anche le sculture, no? Vedi, queste sculture, diremo a tutto tondo, per un altro, una parola bruttissima, ma che forse... Ecco, tutto tondo non vuol dire che sono rotonde. Ecco, qui ancora polistirolo. Sì, ecco, entriamo rapidamente nell'ultima fase, abbiamo nell'ultima fase finito, perché ormai sì, ci butteranno fuori, sì, a calcio. Ci buttano fuori, fanno bene anche. Ecco, questo è in cemento. È cemento. Allora, qui il discorso si ricollega al discorso di prima, col legno, no? Questo discorso di masse, pochi vuoti e masse, cioè usando sempre il modulo trovato. Ho capito. E continuo tuttora questo discorso. Ho usato il cemento. È di questa che esiste la galleria d'arte comunale, proprio questa. Sì. E, insomma, chi interessa può andare a vederla quando vuole. Sì, no? Sì, ripetiamola ancora. Poi, sì, è chiaro. Poi ho usato le pietre, no? Sì. Pietre, sono basaltiche, non di origine vulcanica. Sì. Alcune ho visto che sono molto tenere, altre meno. Sì, altre molto dure, altre sono leggerissime. Sì. E quindi tuttora lavoro con queste pietre e al cemento. Diciamo, forme... è giusto dire che ti stai, come si usa dire oggi, rivisitando. Cioè ti stai rivedendo tutto un passato con materiali e anche esperienza, ovviamente. E certo diverse. Che a un certo punto ne dai le conseguenze del lavoro che hai fatto. A un certo punto ti è servito a qualcosa, sei diventato più maturo, certo. Cioè fai le scelte a un certo punto, e adesso è da parecchio che lavoro su queste cose. Mm-hmm. E non mi sento in un punto morto, ma mi sento, anzi proprio adesso mi sento nel punto di poter realizzare molte cose, no? Liberamente, solo che diciamo, ecco, l'augurio, l'augurio che ci sia qualche sindaco che invece di fare monumenti ai caduti o menate di questo tipo, caduti in guerra li fanno ancora. No, adesso li fanno anche caduti dalle scale. Ah, adesso, sì, caduti. Si decidono a fare qualcosa di più serio. Va bene. Ma me l'auguro. Comunque per adesso parto. Va bene. Allora, mentre ti auguro buon viaggio, intanto non stai partendo domani. Comunque. Spero comunque di riuscirci per l'ottobre prossimo. D'accordo. Ti ringrazio per la partecipazione e ringraziamo tutti e grazie a Radio 24 ore che mi ha ricevuto. Va bene, a mercoledì prossimo, arrivederci. Abbiamo trasmesso Arte 24, divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Thank you.